una bella discesa. Qualcosa ha scavato una galleria nella montagna. È recente. Qualsiasi cosa fosse, era molto potente. La Zenith uccisa dai ribelli cercava una cosa chiamata... la risorsa. Non so cosa sia, ma è da qualche parte lì sotto. Va bene, allora scendiamo. Erend, tu resta qui e fai la guardia. Ci sono altri Zenith come quella. Non voglio essere sorpresa se ne arrivano ancora. Avvisaci con il focus, nel caso. Va bene. In caso di problemi, vi chiamo. Andiamo. Qui sotto ci sono rovine del mondo antico. Dicevi che gli Zenith hanno una copia di Gaia, giusto? Sì, presa al laboratorio. Allora forse cercavano Ilizia. Quando è stata scoperta, ha inviato il segnale d'emergenza. Può darsi. Sembra una specie di centro dati. Forse posso accedere ai sistemi della struttura da quella console. Mai visto un trasmettitore del genere. Sembra che si sia autodistrutto. Era un laboratorio di Far Zenith. Qualcuno ha trasmesso un sacco di dati di recente. Da quel dispositivo qui vicino. Ilizia è scomparsa. Probabile. Se è mai stata qui. Ma allora perché gli Zenith stavano ancora cercando la risorsa? Continuiamo a cercare. Grandioso. Altre rovine di Far Zenith. Almeno qui non sembrano esserci macchine assassine giganti. Né altre cose da far esplodere. Thank you.
tutta questa roba. Mi chiedo cosa combinassero qui. Beh, conoscendo Far Zenith, forse scoprivano cose straordinarie. Ho trovato qualcosa di utile su quella... Da tenersi per sé. Non proprio. Questo posto è immenso. Un deposito di qualche tipo. Forse la risorsa è qui da qualche parte. Se lo è, gli Zenith non l'hanno trovata. Diamo un'occhiata in giro. Erend, come sta prendendo tutto questo? Mi preoccupa. Gaia, gli Zenith, il Focus... è molto. Ma quando l'ho contattato nel timore per dirgli che ti serviva il nostro aiuto, ha mollato tutto ed è tornato. È fedele. Questo sì. Una console, per accedere alle unità di stoccaggio. Ci può dire se la risorsa è una di esse? Beh, scopriamolo. Unità di stoccaggio disponibili. Inserire il numero dell'unità richiesta. 236. Non c'era un numero nel segnale d'emergenza? Giusto. Controlliamo i registri. Unità di stoccaggio disponibili. Inserire il numero dell'unità.
Aloy. Sei tu. La pelle sembra ghiaccio. L'avrà estratto dalla testa. Ma perché? Salve, Elizabeth. Non so come altro chiamarti. Io sono Beta. Non ho molto tempo, temo. Tra pochi minuti la mia guardiana scoprirà la mia assenza. Non ho ancora tolto questo impianto. Speravo di riuscire a raggiungerti, ma... se stai guardando, sarò morta. Fa attenzione, quando affronti Fargenit sono spietati e possono contare sui lizi, Artemide e Apollo. Ma non hanno il kernel di Gaia per usarli. Tu non devi fallire, o sarà stato inutile. Addio e auguri. Quindi è... ma è ancora viva! Dobbiamo riportarla... Oh no! Sanno anche volare! Aloy... Aloy, riesci a sentirmi? Che succede, Erend? Due di quegli Spectre sono appena apparsi. Uno dei due viene verso di voi. L'altro sta aspettando. Torniamo. Intanto tu resta al riparo. Senz'altro. Mettila al sicuro là dentro. Qualsiasi cosa accada, lei sta con noi. Ci penso io. Mi devo preparare per lo Spectre. Non deve raggiungere Varla il clone. Sei una brutta bestia! Dovrei scansionare quella cosa, in cerca di punti deboli. Molto veloce! Tutte.
fatto. Stai bene, Aloy? Sì, torno in superficie. Tu resta lì col clone per ora. Capito. Ti seguo appena la via sarà libera. Devo tornare su e occuparmi dell'altro Spectre. Speriamo che Erend stia nascosto. Resisti, ci sono quasi. Fai in fretta. Non promette bene. Devo raggiungere Erend. Erend, sono qui. Attenta, quel coso continua a sparare là in mezzo. La neve sta... Resisti, vedo cosa posso fare. Posso aiutarti? Dimmelo. Lunga vita e nemici morti. Oggi puoi dare un avanguardia. Alla secca. Blast. Usa il blast. Di nuovo. Vieni a farti ammazzare. Spam. Aloy, lei è... Non sono ubriaco, lo giuro, ma penso di vedere doppio. Lunga storia, ma dovrà aspettare. Torniamo alla base. Deve visitarla un guaritore immediatamente. Giusto. Forza. Che cosa stiamo aspettando? Voi due andate pure. Voglio dare un'occhiata a quell'arma. Se riuscissi a capire come funziona, gli Zenith non sarebbero più così invincibili.
No. Diamine. Beh, meglio di niente. Devo far analizzare il frammento d'arma a Gaia. Se riusciremo a replicarla, forse potremo sconfiggere gli Zenith. Devo anche vedere come sta il clone. Varl, dov'è la nostra ospite? Siamo nella galleria sotto la sala di controllo. Va bene. Tutto a posto. Bentornata. Prima devo portare il frammento d'arma a Gaia e vedere come sta il clone. Aloy! Per fortuna stai bene. Si è svegliata in preda al panico ed è scesa qua giù. Ho pensato di aspettare. Sì, le parlo io. Ciao. Tu sei Beta, vero? Io sono Aloy. Che hai? È per la ferita. Astinenza dal simulacro. Io non capisco. Rimozione di un dispositivo neurointegrato. Il cervello, anzi il cervelletto, va in uno stato di apatia sensoriale. La realtà non è più reale. È distante. Posso fare qualcosa per te? Hai un focus in più. È rudimentale, ma posso usarlo. Sì. Avvio. Bene, Aloy. Vuoi informazioni, credo. Riguardo a te agli Zenith, sì. Che ci fanno qui? Cosa vogliono e dove ti hanno trovata? Partiamo dall'inizio, però. Hanno finto la distruzione della loro nave 1000 anni fa? Sì, questo potrebbe essere coerente con il loro comportamento. Quindi Far Zenith ha colonizzato un altro mondo. Esatto, per qualche secolo, ma non è durato a lungo. Poi un disastro naturale l'ha reso inabitabile. D'accordo, e i discendenti di Far Zenith sono fuggiti da un pianeta morto. E ora vogliono impossessarsi della Terra, non i discendenti. Cosa? Non sono i discendenti, sono loro. Quelli che hanno abbandonato la Terra 1000 anni fa. Non lo sapevi? Come possono essere vivi? Non sembrano... Che cosa si sono fatti? Io credo sia un insieme di farmaci, terapie cellulari e impianti tecnologici. E tu, anche tu, sei... Non sono come loro. Mi hanno creata. Nel viaggio. Sulla nave. Ero in un'interfaccia d'addestramento. Per apprendere la mia funzione. Controllare il sistema di terraformazione. Ma perché? Che cosa vogliono farsene? Quando ho scoperto che Zero Dawn si era suddiviso nei propri sottocomponenti, ho pensato dovessi ripararlo. Ma non credo sia questo che vogliono. Vogliono epurare la Terra per partire da zero. Quindi vogliono sterminare la vita sulla Terra. Come pensavamo io e Gaia. Ma perché? Perché uccidere tutti per conquistarla? Quando mi portavano con loro, massacravano intere popolazioni tribali. Non sono interessati a rigenerare la Terra. Quindi credo che puntino a riavviare completamente il sistema. Per riprogettarla come la vogliono loro. Estinzione di massa per comodità. Chi ragiona così? Beh, non riusciranno a farlo senza il kernel di Gaia. Agli Zenith serviva Elizabeth per accedere ai centri Zero Dawn. Ti hanno creata, addestrata. E tu gliel'hai fatto fare.
Dicevano che ero nata per interfacciarmi con Zero Dawn. Quando siamo arrivati sulla Terra, ho ricostruito cos'era successo a Gaia e alle sottofunzioni. Lì ho iniziato a capire che l'idea non era riparare Gaia. Che mi hanno creata perché potessi portare a termine l'opera del segnale di estinzione. Riavviare tutto al loro vantaggio. Allora conosci il segnale d'estinzione? Era solo un'ipotesi, ma era l'unico modo per spiegare l'autodistruzione di Gaia dopo secoli di perfetta efficienza. Gaia avrebbe fatto una scelta simile solo se avesse rilevato una minaccia per la vita sulla Terra. Un pericolo maggiore della cessazione delle sue funzioni. Dovevo immaginare che avrebbe programmato la creazione di una Elizabeth che la ricostruisse. Eh già. Sorpresa? Quindi questi Far Zenith sono gli stessi che vivevano sulla Terra. Cos'altro mi puoi dire? Erano le persone più ricche e potenti che c'erano sulla Terra. Controllavano tutte le risorse principali, le industrie. Li comanda Gerard. È lui che ha deciso di stabilire una base. Gli altri, Eric, Tilda, Verbena, non sopportano molto la sua autorità, ma alla fine fanno sempre come dice lui. Eric, quello che ho affrontato nel laboratorio di Ade, gode nel causare dolore. Già, lo so. Dici che gli Zenith hanno una base sulla Terra? E dov'è? Lungo la costa, credo. Quando li seguivo nelle loro missioni, mi trasportavano in un drone Spectre, non vedevo l'esterno. Ma ho sentito che ne stavano discutendo una volta. Parlavano di stabilire uno scudo energetico sul perimetro per respingere la fauna locale. E hanno altre misure di sicurezza. Spectre esche per macchine è di sicuro inespugnabile. Che c'è dentro la base? Strutture di lancio per raggiungere rapidamente la nave in orbita e varie infrastrutture per la raccolta e la lavorazione di materiali. Credi che ci siano altri Zenith? Non lo so. Immagino ce ne siano altri nella base o sulla nave. Possono essercene degli altri nello spazio, superstiti della colonia. Hai detto che la colonia Zenith su Sirio è stata distrutta. In che modo? Mi hanno detto solo che un disastro naturale li ha costretti a lasciare Sirio. Io ho pensato che fosse un oggetto extrasolare o un sisma catastrofico. O un'espulsione insolitamente violenta di massa coronale da Sirio A. Non ti hanno mai detto nient'altro? A loro importa solo che sono sopravvissuti. Prima alla Terra, 1000 anni fa, e poi a Sirio. E anche alla vecchiaia, pare. Come sei fuggita dagli Zenith? Prima del laboratorio di Ade non pensavo potessi liberarmi. Se anche fossi fuggita, non sarei mai sopravvissuta là fuori. Poi ti ho vista. E ho pensato che potevi aiutarmi. E quando gli Zenith hanno localizzato Elizia nella struttura di ricerca biomedica, ho visto un'opportunità. Hai visto un'opportunità di fuga quando siete andati a recuperare Elizia. Cosa hai fatto di preciso? Ogni volta che mi portavano nelle missioni di recupero delle funzioni, c'era una sola Zenith con me. Quella uccisa dai ribelli, fuori dalla struttura. Verbena è morta? Come hanno superato lo scudo? Ci sto lavorando. Mi stavi dicendo della tua fuga? Beh, al momento di usare il trasmettitore per inviare Elizia alla base, ho inviato anche il messaggio criptato. Poi ho distratto Verbena e mi sono chiusa nella camera ectogenica, modificando i registri della struttura per far risultare solo 236 unità. E il kernel di Gaia? Ho detto che mi sarebbe servito per catturare prima Elizia e mi hanno creduto. Brava. Dici che sei nata durante il viaggio verso la Terra? In un utero artificiale? Gli Zenith hanno una camera ectogenica sulla nave. Più evoluta di quella in cui mi avete trovata. Devono aver conservato un campione del DNA di Elizabeth. Elizabeth non avrebbe mai lasciato il suo DNA. Sai come l'hanno preso? Non era nell'archivio a cui potevo accedere. Dici che hai passato anni in un'interfaccia d'addestramento.
Questo archivio ne faceva parte? Solo le parti alle quali avevo accesso. Aristotele e Aspasia, gli avatar dell'archivio, mi assegnavano i moduli didattici in base ai progressi. Alt, quei nomi avrebbero dovuto essere le guide virtuali del database Apollo, prima che Faro lo eliminasse. Loro ne hanno una copia, quindi esiste ancora. E tu lo hai studiato? Solo le parti pertinenti alla missione. Quando chiedevo informazioni non incluse nei parametri, me le negavano. Una tale conoscenza non accessibile. Deve essere frustrante. Va bene, per ora può bastare. Vieni al piano di sopra o... Quanto manca? Sai, per il tuo piano, quanto manca a Gaia per creare il vostro esercito di macchine? Come sai? Pura logica, allora? Ecco, mi mancano ancora due funzioni subordinate prima che Gaia possa assorbire Efesto. Cosa? Ancora non avete Efesto? Gaia sta pensando come catturarlo, non è limitato a un luogo... Non a un luogo singolo, certo che no! Non sapevate niente degli Zenith. Dovevate essere più avanti di così! Non dovevo venire qui. Mi troveranno. Scopriranno questo posto e mi riprenderanno. È stato tutto inutile. No, non ci troveranno. Gaia sta usando Minerva per nasconderci. Che differenza fa? Siete indietro, non li sconfiggeremo mai. Tutto, tutti moriranno. Ehi, calmati. Ora sei qui, no? Che cosa puoi fare per aiutarci? Ho delle conoscenze. E considerato lo stato in cui siete, delle competenze che non avete. Geoingegneria, per esempio. Informatica, fisica, biologia, chimica. D'accordo. Bene. Vedi se possono esserci utili. Va da Gaia. Torno più tardi. Allora? La ferita non è grave, ma si pente di essere venuta. Il sentimento è reciproco. Le farò visita più tardi. Potrebbe essere utile. Devo portare il frammento d'arma a Gaia. Ben ritrovata, Aloy. Aloy, vedo che abbiamo un ospite. Quindi ora sappiamo qual è l'origine della trasmissione. Sì, io ho anche trovato questo. L'arma di cui faceva parte ha annullato lo scudo di una Zenith, ma ha avuto un guasto ed è esplosa. Se potessimo riprodurla e migliorarla, ci darebbe un bel vantaggio su di loro. Un attimo, sto esaminando. Fatto. Unendo i miei risultati con i dati del tuo focus, posso dedurre che sia un'arma molto evoluta, in linea con la tecnologia Zenith. Non so come funzioni. L'esplosione ha corrotto i dati. Era solo un catalizzatore. Appena si è verificato il guasto, l'arma ha eseguito un comando preimpostato per eliminare tutti i dati dal nucleo, probabilmente al fine di evitare che i segreti dell'arma cadessero in mani nemiche. Chiunque l'abbia progettata sapeva coprire le proprie tracce. Silence. In base ai tuoi dati su di lui, sono giunta alla stessa conclusione. Di certo non collaborerà con noi. Beh, ci ho provato. Ma non è tutto. Gli Zenith hanno Ilizia. E hanno anche Artemide e Apollo. Un vero peccato. Detto ciò, il nostro piano originale rimane invariato. Le funzioni subordinate rimaste dovrebbero incrementare la mia densità di elaborazione abbastanza da assorbire Efesto. Giusto. Un problema alla volta.
Beh, allora è meglio che riparta. Buona fortuna per la tua ricerca. Bene. Grazie. Temo che non potremo utilizzare l'arma di Silence. E abbiamo anche un altro clone di Elizabeth con noi. Ma non posso farmi distrarre. Ho altre due sottofunzioni da recuperare.